Ok, continuiamo ragazzi. Inseguimento col carro armato. In realtà non è armato, il carro e basta. C'è da evitare di morire. Ovvero di prendere le rocce nel muso. Lo vedete? Devo continuarmi a spostare. Anche quando giro la visuale, che palle. Diavolo. Merda. Ok, bisogna avanzare. Non ce la farai, non ce la farai. Ah, sincronizzazione totale qual è? A rotta di collo si chiama la missione, però per ora non c'è sincronizzazione totale da prendere. Che cazzo. E vabbè, sì. Va bene. Qua la prendo secca un'altra volta. Ovviamente crollerà il ponte adesso. Questa l'ho sentita. Anch'io. Sentire anche le mie bestemmie tra poco. Dai, ci sei. Corri, bestiaccia! Sono Togliti! Dove sei rimasto? Ma non c'ho la medicina! Che palle! Dai, ce l'abbiamo fatta. Adesso arriva una parte più difficile, vedrete. Più vicino. Togliti. Aspetta. Va all'inferno. Che culo. Vabbè, dai, Ezio è invincibile. Certo. Va speronato come su Watch Dogs quando speroniamo i Viceroy. Maledetta la cagna che t'ha partorito. Bellissimo. E speronalo, cazzo. Godo. Vabbè, adesso è molto più easy speronare. Cioè, una volta non sapevo come fare e allora mi sembrava tutto difficilissimo. Adesso ho imparato come farlo, soprattutto facendo pratica, come detto, su Watch Dogs. Oh! Eccone un altro, sicuramente saranno tre. Me lo sento che saranno tre carri. Ok, di qua. Non si è fatto prendere. Butta merda, adesso le prendo io. No, le prende lui, benissimo. Ok, viaggia sul lato, devi viaggiare sul lato. Ok. Prima è stato abbastanza semplice, però mi sa che ho parlato troppo presto. Ok, bello scossone questo. Perché ce l'ho sempre a sinistra? Perché ce l'ho sempre a sinistra e così? I sassi sono sempre a sinistra. Ok. Ok, siamo arrivati in un punto dove possiamo combattere ad armi pari. Crema, bastardo! Scusa, ma salta in groppa un cavallo e basta, no? Già era rotto Ezio. Adesso ancora di più.
A rotta di collo, 100% di sincronizzazione. Non togliete gli occhi dalla strada per un solo istante. Ci siamo capiti? Nessuno passi! E Andros? Là! Bene, bene. Guarda chi esce da questo buco per crepare. Ezio. È un passo dalla morte, so, finitelo. Portatemi la sua testa o gettatevi da soli in questa gola. No, perché ci penserà lui. Ferito, ma ci penserà lui.